Amici di Onda Libera, oggi siamo con Maria Stefania Dottori, direttrice tecnica della Libertas Marotta. Stefania, cosa ci fai vedere oggi? Intanto buongiorno a tutti. Oggi passiamo a una tecnica un pochino più specializzata per quello che riguarda una postura corretta, quindi la tecnica del Core Movement Integration, che praticamente è una rieducazione posturale globale in forma dinamica. Faremo vedere degli esercizi che possono aiutarci a muoverci in casa senza creare troppi traumi. Chiaramente c'è bisogno di tanto allenamento perché sono delle sensazioni, una percezione corporea del tutto particolare. Adesso noi intanto ne dimostriamo alcuni con la collaborazione di Valentina e di Lorenzo, che fanno parte del nostro staff tecnico e già loro lavorano, hanno già lavorato con questa tecnica. Partiamo con il primo esercizio di questa rieducazione posturale globale dinamica. Il primo esercizio, parliamo di sentieri, sono dei sentieri in coppia, quindi il numero 1 e il numero 2. Il numero 1, portando il peso del corpo sulla gamba destra, cerca di allungare la colonna. Poi, tornando indietro, la colonna è sempre allungata, cerco di portare la zona dell'ombelico leggermente indietro. Aggiungendo le braccia, posso salire con le braccia senza inarcare la colonna, quindi posso allungarmi spingendo bene con la gamba senza creare l'attrito sulle vertebre lombari. Per scendere, torno indietro, sposto il peso del corpo dietro, posso mettere le mani ai fianchi, piegando leggermente la gamba dietro, sento che la colonna è protetta, la pancia spinge verso l'alto. E posso abbassare le spalle. Quindi, se devo portare qualche cosa a terra, posso scendere senza avere problemi. L'importante è che rimaniamo con il bacino stabile e controllato. Spingo avanti, salgo, mi allungo verso l'alto. Quando scendo, porto il mio pacco sulle mani vicino al corpo per cercare di avere meno carico sulla colonna e lo porto verso il basso. Chiaramente pieghiamo alla fine tutte e due le gambe, questo ci aiuta ad evitare di forzare sulla schiena. E qui andiamo sul numero 1 per salire e sul numero 2 per scendere. E ritorniamo su. Poi passiamo al numero 3 e numero 4. Il numero 3 ci serve per girare, quindi io sposto il peso del corpo con piedi paralleli verso destra e andrò a ruotare a destra, facendo bene attenzione a spingere sulla gamba destra e mantenendo la schiena in allungamento. La sensazione è quella di sentirsi crescere verso l'alto, allungare, e poi ruoto costole, collo e spalle. Quindi ripeto a destra, sposto il carico, il peso del corpo a destra, ruoto a destra, cercando di aprire le costole verso destra. Quando invece sposto il peso a sinistra, apro le costole a sinistra. Il collo ruota indietro diritto, evitiamo anche qui di arcare troppo la schiena e di tenere bene i piedi diritti. Quindi l'alluce spinge contro il pavimento. È sempre presente la forza sulle gambe, la spinta sulle gambe è molto importante. Adesso passiamo al 4. Il 4 è il sentiero del camminare. Quindi io spingo, sollevo la gamba sinistra, inizio il mio passo, la prima parte della camminata, cercando di portare le braccia opposte, muovendo bene clavicole, costole e scapole. Anche qui la sensazione è quella di spingere e di allungarsi verso l'alto. E poi passiamo al numero 5 e numero 6, che sono i due sentieri che lavorano sul laterale, sulla fascia laterale. Spostiamo anche qui il peso del corpo a sinistra e a destra. Spostando il peso del corpo a destra, chiudo le costole di destra. Spostando il peso del corpo a sinistra, chiudo le costole a sinistra. La spalla si abbassa, si allontana dall'orecchio, la testa rimane diritta. Abbiamo sempre il controllo a livello dell'ombelico, la pancia è sempre un po' indietro, il pavimento pelvico è sempre attivo. Quindi contrazione e rilascio. La respirazione è fluida. Quando
non deve essere forzata, ma deve essere ampia. E poi andiamo sul numero 6, spostando il peso del corpo a destra, invece apriamo tutta la parte della fascia laterale a destra. Spostando il peso del corpo a sinistra, apriamo le costole a sinistra. E questo ci può servire per allungarci sul fianco. Se dobbiamo andare ad aprire, ad alzare qualcosa sul fianco, possiamo sfruttare la spinta della gamba, l'anca, l'apertura delle costole, la spalla, il braccio. E questi sono i 6 sentieri. Chiaro che non è così semplice percepire i movimenti, però con un pochino di allenamento possiamo comunque migliorare sia la posizione, la postura, che i movimenti durante la giornata. Ricordiamo che l'Associazione Sportiva Libertas Marotta tiene i suoi corsi in molti comuni dell'entroterra e organizza in realtà corsi di tipo diverso, vero? Sì, abbiamo corsi sia per i bambini, dall'educazione motoria a cominciare dai 3 anni, fino ai corsi di ginnastica artistica, ginnastica di base. Facciamo anche della ginnastica posturale, dello stretching per i ragazzi. E poi abbiamo i corsi per gli adulti, quindi la ginnastica dolce. Abbiamo proprio questo Core Movement Integration, dove abbiamo 2 gruppi e ormai sono 6 anni che pratichiamo questa attività, abbiamo avuto ottimi risultati sia dal punto di vista dei dolori, quindi chi aveva mal di schiena, chi aveva delle rigidità anche al collo, alle spalle, sono riusciti a rimuoverle, diciamo, senza medicalizzare, senza prendere compresse, senza fare punture. Quindi questo è un grosso traguardo che ci siamo prefissi e che portiamo avanti. Noi abbiamo uno staff tecnico qualificato, quindi ecco, lavoriamo proprio per il benessere fisico. Per quanto riguarda i corsi degli adulti, oltre a questo lavoro che facciamo molto prezioso, che è quello posturale, abbiamo i corsi di Pilates, i corsi di fitness, quindi di aerobica, di step, di football, e abbiamo corpo libero sempre con la musica, i corsi, come già detto, per la terza età. E quindi diciamo che coinvolgiamo un po' tutte le fasce d'età, dai piccolini fino ai nonni. Grazie allora Stefania. Grazie a voi e arrivederci alla prossima.